Marco Pighizzini, da responsabile tecnico, qual è l'avventura e l'emozione di realizzare un pavimento di questo tipo in un edificio così iconico come questo? Beh, diciamo che porta molte emozioni lavorare in un ambiente di questo genere, poiché l'aspettativa soprattutto del cliente è elevatissima, quindi le preoccupazioni legate alla tecnologia da mettere in campo, legate all'organizzazione di cantiere, è molto ma molto impegnativa. Sicuramente abbiamo dovuto lavorare tra l'altro in condizioni, diciamo, di interferenza molto elevate, non c'eravamo solo noi a fare questo lavoro, ma c'erano, immagino, più di 100-150 persone in campo a lavorare, quindi interfacciarsi anche con questi non è facile. L'aspettativa del cliente è molto alta, è un edificio di prestigio e quindi le nostre attenzioni sono state fin dall'inizio molto elevate, sia dall'ufficio, sia la parte tecnica, sia la parte commerciale, sia la parte operativa direttamente in cantiere. Pensiamo di aver realizzato un piccolo gioiellino del nostro operato in una struttura che ha un pregio nazionale e non solo nazionale, quindi siamo fieri e orgogliosi di questo intervento, riteniamo che la proprietà sia soddisfatta della nostra prestazione e questo ci porta a dire che la strada percorsa da Reco di ormai da oltre 50 anni è una strada sicuramente di successo, legata sia all'esperienza ma alla continua innovazione che cerchiamo di operare giorno per giorno. Questo ci porta a una grande soddisfazione e penso che questo intervento ne sia un testimonial d'eccezione. Quel mattino che hai visto finito questo lavoro, cosa hai provato? Cosa hai detto? Beh, una parte di liberazione c'è stata sicuramente, perché la tensione era molto elevata. Non ci fermiamo qua sicuramente, perché il cliente è un cliente importante, è un cliente che comunque ha diverse sedi operative. Abbiamo già operato in conseguenza questa in un'altra, per cui ci sentiamo abbastanza sicuri di quello che facciamo, dai, diciamo così.